Buongiorno e bentornati a un nuovo video. Oggi 10 di aprile parte il progetto di Melania Costantino, che vi lascio i canali sotto, naturalmente trovate tutto quanto nell'info box. E quindi è un progetto ideato da Melania Costantino, a cui ci siamo unite praticamente a frotte, diciamo parecchi ragazzi insomma, per rendere omaggio alle donne che hanno vinto il Nobel. Un'idea che era partita il giorno della festa della donna e mi è piaciuta tantissimo e quindi ho deciso di aderire, avendo a casa qualche premio Nobel da leggere, quindi ho approfittato per leggerli, ecco. Io apro subito le danze insieme a Vale Libri con Selma Lagerlöf, premio Nobel del 1909. Allora, non ve faccio vedere, cioè questa è l'edizione che ho letto io, e poraccia non è sopravvissuta all'apertura del libro, perché voi dovete sapere che questa è una collezione di premi Nobel che apparteneva a mio suocero e la teneva penso prima del 1970, quindi tra Sofia, che li tira fuori perché gli piacciono tanto sti libri, e io, però dopo lo rincollerò, insomma, e verrà tutto normale. Ecco, di Selma Lagerlöf io avevo, e quindi ho letto, il viaggio meraviglioso, il meraviglioso viaggio di Nils Holgersson. Vi faccio vedere qui, perché tanto pure il pezzo davanti dove c'è il titolo è ormai andato via con gli anni, e quindi vi faccio vedere da qua. Allora, cosa di particolare questo romanzo? Questo romanzo in particolare è una fiaba. Perché? Perché Selma Lagerlöf praticamente era un'insegnante di elementari e voleva insegnare la geografia ai suoi alunni. Allora decise di scrivere questa fiaba, ma secondo me le cose gli sono un po' sfuggite di mano, perché non è una semplice fiaba. Qui dentro c'è un po' di tutto, ci sono gli usi e costumi, qui ci troviamo nei paesi della Svezia, della Norvegia, quindi questi i paesi del nord, no? Quindi un viaggio itinerante attraverso questi luoghi pieni di usi e costumi, pieni di favole, proprio favole che si tramandano da persone a persone, piena di fauna, delle risorse minerarie del luogo, quindi è un libro pieno, tutto raccontato dal punto di vista di Nils, che è un ragazzo un po' svogliato. Noi apriamo il romanzo con un ragazzo che lui è un ragazzo un po' svogliato, che non ha voglia di fare quello che dicono i genitori, e diciamo pure un po' cattivello, perché se la prende con gli animali della fattoria. Un giorno cattura un ognomo, ma siccome l'ognomo si accorge che Nils è avido, comunque voleva trarre dalla sua liberazione quanto più poteva, allora decide di fargli un incantesimo e trasforma Nils a sua volta in un ognomo. Quindi il primo capitolo si chiude con Nils che è sconvolto perché vede questo gnomo allo specchio e pensa che un altro invece è lui, si rende conto che è lui. Lui esce dalla fattoria per andare alla stalla, comunque, ma tutti gli animali è come se gli dessero addosso, perché lui si è comportato male quando era un umano, no? Quindi sconsolato si mette su questo muretto. A un certo punto passano le oche selvagge che migrano. E siccome sono un po' cattivelle queste oche selvagge, nel libro sono un po' cattivelle, fanno gola a tutte le oche da allevamento, no? Infatti c'è un papero che dice: ma voglio dimostrare a queste oche selvatiche che posso volare anch'io come loro e migrare. Quindi che fa? Parte e va via. Nils, che comunque era un po' responsabile anche degli animali, essendo rimasto a casa era un po' responsabile, vede fuggire questo papero e si butta sulla sua groppa, e quindi insieme a questo papero partirà per un viaggio con queste oche selvatiche. Si dovrà guadagnare la fiducia di tutti gli animali, e in questo viaggio si accoderanno anche Dolce Piuma, che è un'altra oca selvatica con cui il papero poi ha una relazione, l'aquila Gorgo, che è stata allevata dall'oca selvatica Mamma Acca. Quindi insomma una bella favola. Nils passerà attraverso vari paesi, ci saranno delle sottostorie con due ragazzini che, tipo il Mai una gioia più totale, insomma, che per dare ospitalità a una vecchietta, lei fa credere che di essere sotto l'influenza di un maleficio, e chi gli darà ospitalità poi morirà. Effettivamente sa signora poi muore, e a catena tutti i componenti di questa famiglia moriranno. Si salveranno questi due fratellini, ma poi pure sto fratellino morirà, e lei andrà alla ricerca di suo padre, che dal dolore se n'era andato di casa. Quindi ci sarà anche una piccola sottostoria che si intreccerà tutto al viaggio di Nils. A me è piaciuto tantissimo.
po' pesantino, nel senso che le 600 pagine di cui è composto si sentono tutti. Non so perché, ad esempio, su Goodreads ho trovato edizioni da 200 pagine, forse perché essendo impaginato così, diciamo che te prende parecchie pagine, non lo so come sono le altre impaginate. Comunque sia, so 600 pagine, belle piene, un'avventura che vi terrà, che vi farà sognare e vi farà conoscere mondi nuovi, un po' per un viaggio, no? È come se fate anche voi il viaggio con Nils. La cosa bella che si è guadagnata tutte e cinque le stelline è che piace anche a Sofia. Cioè, Sofia, praticamente, la sera noi leggiamo Nils. Io con tutto che l'ho finito, lei praticamente mi chiede ancora di leggere Nils, soprattutto il pezzo in cui va in un paese e c'è una statua di bronzo che è praticamente del re, diciamo, del momento storico, il re, e questo re la notte da statua di bronzo si anima e vaga per le vie di questo paesello, e lui incontra anche un uomo di legno, Nils. Si nasconde dentro questo uomo di legno e insieme la statua di bronzo e l'uomo di legno andranno a vedere le navi. Quindi Sofia gli è piaciuto tanto, si informa su che cosa gli succede a Nils, ci sarà la volpe smirre che vorrà mangiare vorrà catturare queste oche, ma Nils sta sempre dalla parte delle oche, quindi le cercherà di salvarle in tutti i modi possibili. Io pensavo che alla fine si svegliava ed era un sogno. Invece no, in realtà lui è proprio gnomo. E vabbè, il finale non ve lo dico perché ve lo lascerò scoprire. Comunque sia così, no, non è neanche spoiler. E niente, l'unica cosa che forse mi è piaciuta poco di questo romanzo, diciamo già ci vuoi trovare pure delle pecche nel premio Nobel? Sì. Nel senso che lui parte che è molto svogliato, improvvisamente quando diventa gnomo cambia così con uno schiocco di dita. A me sta cosa mi ha fatto poco poco piacere, ecco. Speravo in un percorso di crescita personale del ragazzo un pochino più lungo, invece qui dall'oggi al domani si cambia e diventa subito santo un po' se trova, per di tra di noi, no? E quindi però comunque sia consigliatissima la lettura. Io avevo paura ad approcciarmici perché, un po' come quando è stato con Cime Tempestose, io dico sempre che avevo paura ad approcciarmici. Con i Nobel uguale, ho paura di non capirli. In realtà sono molto alla portata di noi, tra l'altro sono rimasta perché la traduzione di questo libro è comprensibilissima, nonostante sia una traduzione che risale a prima del 70, quindi sono rimasta, ecco, ho letto delle ciofeche dei periodi proprio dei miei quando erano piccoli, dei libri tradotti con le zampe praticamente. Invece questo sì, è comprensibilissimo e piace tantissimo, quindi consigliatissimo. Se vi capita, che vi capita sotto mano, insomma, di recuperarlo, andateci ad occhi chiusi perché è una bellissima favola da leggere. Questa è il primo Nobel. Noi ci rivediamo con il prossimo appuntamento, che credo sia il 20 aprile, e sempre troverete a me con Grazia Deledda, che sto leggendo in questo momento per prepararvi il video. E niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Un bacione, alla prossima.